Ciao, sono Andrea Maderna e questo è un nuovo appuntamento con gli unboxing un po' a caso di Outcast. Come al solito mi vado ad agganciare alla scansione di Retro Outcast, il nostro podcast dedicato al retro gaming, il club del videogioco di Outcast.it, e quindi oggi vi mostro il gioco di cui parliamo nel podcast in uscita oggi, contemporaneamente a questo video, ovvero Planescape Torment, con la sua bella faccia allegra in copertina. Del resto questi unboxing sono sempre un piccolo accompagnamento, nulla di che a quel podcast. Stiamo parlando di un gioco del 1999, quindi un periodo in cui, essendo un gioco PC, c'era ancora, diciamo, i big box, i cosiddetti big box, anche se erano prossimi all'estinzione, diciamo, si stava avvicinando il periodo in cui si sarebbe passati gradualmente all'utilizzo delle confezioni in stile DVD anche in ambito PC, però qua uscivano ancora big box, anche se magari già era un po' svanita la fissa per le confezioni gigantesche, particolari, bizzarre, i tanti gadget dentro, i manualoni, ma insomma è ancora una bella scatola da tenere lì sullo scaffale con la sua bella scrittina. Tra l'altro vedete i marchi Interplay, Black Isle e Halifax, che era importatore ufficiale per l'Italia. C'è anche il marchio di TSR, perché comunque è un prodotto ufficiale con la licenza di Dungeons and Dragons, Advanced Dungeons and Dragons, sfrutta appunto l'ambientazione Planescape. Vedete, sui bordi della scatola ci sono immagini di gioco, ci viene detto chiaramente gioco di ruolo, e poi abbiamo insomma il retro con qualche screenshot e con le scritte: il nuovo gioco di ruolo epico da Black Isle Studios, produttore di Baldur's Gate e Fallout 2. Tra l'altro il gioco poi era sviluppato cioè pubblicato da Interplay. Insomma, il team, lo studio che ha, cioè, effettivamente lavorato, è quello appunto di Fallout e Fallout 2, anche se poi le persone non erano strettamente le stesse, non si sovrapponevano completamente, più che quelli di Baldur's Gate, che poi erano BioWare. Però vabbè, insomma, qua dietro vengono spiegate un po' le cose, creazione del personaggio solo all'inizio, il fatto che il gioco si adatta al tuo stile, che sei, parli con i morti, sei capace di resuscitare, il fatto che l'ambientazione di Planescape è una roba mai vista prima, è molto particolare, non è il classico Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, e incontrerai oggetti dotati di personalità. Insomma, lo presenta come una roba sfiziosa, puntualizza che il motore di gioco è l'Infinity Engine di BioWare, lo stesso di Baldur's Gate. E insomma, vediamo cosa c'è dentro. Ve lo dico subito, non moltissimo, sono altre le cose, le scatole con tante cose dentro. Qua abbiamo ovviamente il gioco in sé, in questa bella sapida confezione da ben 4 CD. Era un gioco piuttosto corposo, pur essendo magari non un gioco con chissà quale capacità grafica in termini, cioè non era fantasmagoria con i suoi 10 CD, però comunque occupava 4 CD, perché i contenuti non mancavano, c'erano anche sequenze animate che, viste oggi, sono poca cosa, ma insomma per l'epoca facevano la loro figura. Poi abbiamo il manuale, interamente tradotto in italiano, tra l'altro. E comunque, come si vede dall'indice, un classico manuale di gioco PC di una volta, dove vengono spiegate un sacco di cose nel dettaglio. Guardate per esempio qua come c'è proprio questo schema che mostra il funzionamento di tutti i vari menu. È tutto molto, molto preciso nello spiegare. Anche qua come funziona l'inventario, il peso dell'oggetto, eccetera. Anche per quanto sia un gioco molto meno esigente sotto questi aspetti rispetto a magari giochi di ruolo occidentali precedenti, che veramente sapevano spaccare i maroni, devi mangiare, ti riempi sempre l'inventario, il peso degli oggetti che hai è devastante, non puoi più muoverti, qui è tutto molto più liscio. Però comunque queste cose ci sono e vengono spiegate, il libro delle magie, insomma un po' tutto. E spiega tantissime cose. Per esempio, è un gioco a cui puoi giocare sostanzialmente fregandotene di come funzionano i meccanismi interni del gioco, però comunque sono spiegati, ci sono tabelle con i punteggi, abilità, forza, i rapporti, per esempio, fra quanto sei forte e
come cambiano i modificatori, il peso che puoi portare, stessa cosa per destrezza, costituzione, i bonus che ti dà avere un tal livello di intelligenza, saggezza, carisma in termini di conoscenze, incantesimi, insomma, un sacco di roba. Di nuovo, roba di cui puoi tranquillamente fregarti, ma insomma, tra l'altro c'è anche sito web dell'Interplay, con dentro Descent 3, mamma mia, veramente altri tempi. E abbiamo la descrizione, una specie di glossario che descrive vari termini che può essere utile conoscere per giocare, insomma, veramente un modo di fare manuali che è andato perduto, anche perché i giochi sono meno complicati, per carità. E poi c'è questo, con qui dietro, questo è praticamente il fronte retro della scatola del gioco, e anche il fronte retro di questo contenuto interno, che però non è male perché c'è questa specie di racconto che ti fa un po' di retroscena sul gioco, diciamo, non fare quella faccia stupita, cioè ti parla direttamente, aprendolo poi si ha un, come dire, c'è questa mega paginona che ti spiega alcune cose delle prime ambientazioni, no? Ma in realtà non sono le prime ambientazioni, perché ci sono le catacombe, ti dice dei ratti deformi, la torre d'assedio. In realtà parla di cose sparse un po' in giro, cioè ci sono alcune cose che sono incluse qua, per esempio la torre d'assedio, che si vedono dopo svariate ore di gioco, a meno che tu vada in giro a esplorare a caso. Interessante. E poi il posterone di Torment, che vabbè, insomma, per l'epoca era anche magari una cosa bella, oggi inguardabile, però insomma fa la sua figura, forse, non lo so. Tra l'altro è anche bello sfocato ah no, ma lo sfondo è voluto, ok, no, è carina sta cosa perché, vedi, ecco, una cosa che si faceva molto all'epoca era inserire guide, elementi, cose che non erano necessariamente solo un'introduzione al gioco, ma appunto qui ci sono spiegazioni su cose che incontri andando molto avanti. Ci sono cose magari della primissima ambientazione, per esempio la taverna del cadavere ardente, ma ci sono cose che vedi molto avanti, e questa cosa è carina perché comunque tu, proseguendo nel gioco, puoi consultarlo per avere qualche dettaglio su queste cose nuove che incontri. La cosa buffa è che è tradotta, e sono tradotti i nomi dei luoghi, anche se poi in realtà il gioco non era tradotto, quindi non corrisponde esattamente a quello che trovi nel gioco, però che dobbiamo fare? E niente, tutto qua, non c'è altro da mostrare. Questo è il contenuto della scatola di Planescape Torment, perlomeno della scatola che ho io. Non so se ci siano versioni più ricche. Questa era la versione pubblicata da Halifax in Italia al momento dell'uscita. Gioco bellissimo, ci abbiamo giocato. Ascoltatevi il podcast, vedremo se in futuro, con i prossimi episodi, ci saranno cose un po' più sfiziose, più ricche da mostrare. Per oggi è tutto, grazie e ciao!